Oui, le test que nous allons lire. Il testo che leggiamo. Dal libro di Esodo, chapitre 14. Esodo 14. Le thème, jamais, plus jamais. Il tema è mai più, mai più. Je lis le verset 13. Leggo il versetto 13. Moïse répondit au peuple: soyez sans crainte et restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Amen. E Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti, gli egiziani che avete visto oggi qui, non li vedrete, rivedrete mai più. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Carissimi nel Signore. Quand je commence le livre de Genèse. Quando inizio col libro della Genesi. Dieu nous dit dans ce texte. Dio ci dice in questo testo. Dieu nous a créés à son image. Ci ha creati a sua immagine. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Siamo creati all'immagine Mais di Dieu. Mais Dieu dit encore dans ce texte. Ma Dio dice ancora in questo testo qui. E che l'uomo qui puisse dominer. E dice ancora che l'uomo possa dominare. Je suis né, je suis créé pour dominer. Io sono nato, stato creato per dominare. Régner. Per dominare e Dis regnare. A ton voisin, Dis je a suis né pour régner et pour dominer. Io sono nato per regnare e per dominare. Amen. Amen. Moi je vois des chrétiens. Io vedo dei cristiani. Qui marchent en cours de route. Che camminano. Oui, mais vous savez la position courbée. Con la posizione curvata. Position négative. È una posizione negativa. Oui, un chrétien qui a Dieu. Perché un cristiano che ha Dio. Un chrétien qui mange avec Dieu. Un cristiano mange che toujours la tête en haut. Che cammina con Dio, cammina sempre a testa alta. Dite amen. Dite amen. Oui, un chrétien ne doit pas manger toujours la tête en haut. Un cristiano non deve camminare con la testa bassa. Tu vas risquer un jour. Rischierai un giorno. En cours de route. In cammino, in strada. En marchant. Camminando. Tu parles, tu parles seul. Tu parli, ti parli seul. Tu parli et puis solo. Tu commences un peu a taper les pieds en cours de route. E poi comincia perché i problemi ti sorpassano. Picchiare le pietre in strada perché i problemi ti sorpassano. Surmonte le problemi. Sormontati i problemi. Non lo buona lingala. Lascia perdere. Amen. Amen. Il y a des chrétiens. Ci sono dei cristiani. Toujours des problèmes. Che sempre problemi. Mais nous avons un grand Dieu. Ma noi abbiamo un grande Dio. Nous avons un Dieu de miracles. Abbiamo un Dio di miracoli. La Bible déclare rien n'est impossible à Dieu. Niente è impossibile a Dio. Tout est possible. Tutto è possibile. Nous allons voir ce texte. Vediamo questo testo. Le peuple d'Israël. Il popolo d'Israele. En esclavage en Égypte. Ils étaient désespérés. Erano disperati. Ils ne voyaient plus l'entrée ou la sortie. Non vedevano più l'entrata né l'uscita di quella. Mais Dieu. Ma Dio. Était toujours avec eux. Era sempre con loro. Vous savez mes bien-aimés. Sapete carissimi. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Dio ha un piano meraviglioso per ognuno di dite noi. Amen. Dite amen. Dite amen. Dite amen. Oui, dite amen dite encore. Amen. Ancora. Ancora più forte. Dio ha un plan meraviglioso pour toi. Per te. Dì a tuo voisin. Dillo a tuo vicino. Dio ha un piano meraviglioso per te. Les plans de Dieu sont si et amen. I piani di Dio sono sì e amen. Les projets de Dieu sont si et amen. I progetti di Dio sono sì e amen. Mais pour se réaliser, per realizzarsi, être en relation avec ce Dieu-là. Bisogna essere in relazione con questo Dio. Et avoir une vie de persévérance. E avere una vita di perseveranza. Moi j'aime pas les chrétiens. A me non piacciono i cristiani. Si les problèmes. Se ci sono problemi, vanno intorno indietro. Mais quand il y a des problèmes, il faut avancer. Quando non c'è problema, vanno avanti. Bakinda kali boso. Basungasimati. Amen. Amen. Il cristiano, i cristiani che va toujours en avant. Che vanno sempre in avanti. Il ne recule pas. Che non tornano indietro. Tobeti maboko. Amen.
Oui, les enfants d'Israël dans ce texte. Il popolo di Israele in questo testo. Esodo chapitre 14. Esodo capitolo 14. Lisez tous les textes. Leggete tutto il testo. Ils savaient plus quoi faire. Non sapevano più cosa fare. Ils étaient des esclaves. Erano schiavi. Mais Dieu a envoyé. Ma Dio ha dato Mosè per salvarli. Plus jamais. Mai più. Oui, mes bien-aimés, la prédication de cet après-midi. Carissimi, la prédication de questo pomeriggio. Ça doit te révolutionner. Deve rivoluzionare. Tu ne seras plus la même. Non sarai più lo stesso. Quel que soit le problème. Qualsiasi problema può essere. Quel que soit la situation. Qualsiasi situazione puoi avere. Tu ne seras plus la même personne. Non sarai più la stessa persona. Mais si tu crois. Ma se tu credi. Ça dépend de toi. Dipende da te. Même les problèmes. Anche i problemi. Même la situation difficile. Anche le situazioni difficili. Toujours la tête en haut. Sempre con la testa alta. Ça va? Oui, ça va. Va bene? Sì, va bene. Moi j'aime pas les chrétiens. A me non piacciono i cristiani. Non va bene per me. Non va per me, non va bene. Cosa hai fatto in questo mondo? Sempre cade a me. Dove è mio Dio? Dove è mon Dio? C'è un canto che mi piace tanto. È una chanson perché che io predico anche canto io. Quando lui prece il canto, sì. Il aime chanter. Batuna kangai wapi nzambe na yoe nazongisela ka afandi na lola kumama na yo eyawe kumama eyawe eyawe Batuna kangai wapinzambe na yoe nazongisela ka afande na lola kumama na yo eyawe. Oui, il y a d'autres situations. Ci sono delle situazioni che sono in me, altre situazioni che sono per la gloria di Dio. La Bibbia dice, tu concorre di ceux qui aiment Dieu. Tutto concorre a quelli che amano Dio. Quel che sia tuo problema, qualsiasi situazione, mon frère, ma sœur, sappi che Dio è avec toi. Sorella, fratello, sappi che Dio è con te. Dieu n'a pas rejeté. Dio non ha rigettato. Mais Dieu toujours avec toi. Ma Dio è sempre con te. Prends courage. Ma prendi coraggio. Ma sœur, c'est toi qui comprends. Amen. 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 C'est bon, hein? Je vais continuer. Gloire à Dieu. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Carissimi nel Signore. Dieu a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Dio ha un piano meraviglioso per te e per me. La Bible déclare, e la Bibbia dichiara. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru à moi. Ecco i miracoli che accompagnano quelli che hanno creduto in me. Le miracoli doivent t'accompagner. I miracoli devono accompagnarti. Le miracoli t'accompagnent. I miracoli ti accompagnano. Le miracoli t'accompagnent, mon frère, ma sœur. Amen. Amen. Le miracoli t'accompagnent. I miracoli ti accompagnano. Pour que les miracles t'accompagnent. I miracoli ti accompagnano. Amen. Essere con Dio. Ce peuple dans ce texte. Il popolo in questo testo. Ils étaient dans la confusion. Erano nella confusione. Ils savaient plus quoi faire. Non sapevano più cosa fare. Et nous servons le Dieu de l'impossibilité. Noi serviamo il Dio dell'impossibilità. Ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu. Quel che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Amen. Amen. Dans la vie, mes bien-aimés, nella vita, carissimi, mets Dieu dans la première place. Metti Dio al primo posto. Mets Dieu dans la première place. Metti Dio al primo posto. Vous savez, sapete, pour passer la mer rouge, per passare attraverso il Mar Rosso, è solo Dio che può fare questo. Persone nessuno poteva farlo.
Va bene? C'est bon. Pour traverser la mer rouge. Per attraversare il Mar Rosso. Dieu seulement qui peut faire ces choses. Solo Dio può fare queste cose. Oui, la souffrance. La sofferenza. Come Gesù dice nel libro di Matteo. Come Gesù dice nel libro di Matteo. Les problèmes ne mancheront jamais. I problemi non mancheranno mai. Tant que nous vivons dans ce monde. Finché noi vivremo nous sul mondo. Nous aurons toujours des problèmes. Avremo sempre problemi. L'altra volta j'avais prêché à l'église. L'altra volta ho predicato in chiesa. J'ai dit à l'église. Ho detto alla chiesa. Si quelqu'un n'aime pas les problèmes. Se qualcuno non piacciono i problemi. Il va faire ça demain au cimetière. Può stare al cimitero. Abitare al cimitero perché lì tutto è tranquillo. Tu puoi sauter dalle tombe. Tu puoi saltare sulle tombe. Non va pas réclamer. Nessuno reclama. Fai il rumore. Fai ta residenza al cimitero. Fai la tua residenza al cimitero allora. Tu non avrai pas de problemi. Non avrai problemi lì. Tu puoi mettere dell'acqua sulla tomba di questa persona che è morta. Puoi mettere anche l'acqua sulla tomba di questa persona che è morta. Non dirà niente quella persona. Che silenzio totale. Sarà un silenzio totale lì. Ma tant que tu es en vie, ma finché tu sei in vita, problemi, ça doit tout te suivre. I problemi si seguiranno. Ma Dieu est avec toi. Ma Dio è con te. Dieu ne te laisse et ne te laissera jamais. Dio non ti lascerà mai. Dì come ça, je sers un Dieu de miracles. Io servo un Dio di miracoli. Io servo un Dio di miracoli. Je sers un Dieu qui ne m'abandonne jamais. Io servo un Dio che non mi abbandona mai. Est-ce que tu crois cela? Credi a questo? Nous servons un Dieu de miracles. Noi serviamo un Dio di miracoli. J'aime beaucoup les chants qui chantaient chaque fois le pasteur Fofi. Mi piace la canzone che cantava sempre pasteur Fofi. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Les anges l'adorent, les ténèbres l'honorent. Nous servons un Dieu puissant. Alléluia. Nous servons un Dieu. Eu vi un Dio potente pastore. Nous servons un Dieu. Moi je ne sais pas quel Dieu que toi tu sais. Mais John sert un Dieu puissant et de miracles. Io non so chi tu servi, ma John serve un Dio potente. Le Dieu des enfants disait le même Dieu que Dieu John sert. Il Dio degli apostoli è lo stesso Dio che John serve e io servo. Nous servons un Dieu de miracles. Noi serviamo un Dio dei miracoli. Nous servons un Dieu de l'impossibilité. Serviamo un Dio dell'impossibilità. Dans ce texte. In questo testo che l'Eternel parla a Moïse, le verset 1. Parlato a Mosè, il versetto 1. Parle aux Israélites qui se retournent et qui se campent devant la ribote entre Migdol et la mer vis-à-vis de Bad. C'est en face de ce lieu che vous camperez près de la mer. Il Signore parlò così a Mosè: di ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino davanti a Pi Shairot, fra Migdol e il mare di fronte a Baal Sefon. Accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Le verset 4. Il versetto 4. Moi je lis toujours la dernière phrase. Mais je serai glorifié par les moyens du Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, ce qu'il fit. Ma io sarò glorificato nel Faraone e in tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Il y a d'autres choses, mes bien-aimés, qui tombent dans ta vie. Ci sono delle cose che accadono nella tua vita. O che Dio sia glorificato in questa situazione. O che Dio sia glorificato in quella situazione. Il y a d'autres situations. Ci sono altre situazioni che ti arrivano. Affinché che Dio sia glorificato in questa situazione. Affinché Dio sia glorificato in quella situazione. Tout concourt de ceux qui aiment Dieu. Tutto concorre al bene di quelli che amano Dio. Vous savez, sapete? Aujourd'hui, oggi, le Shabbat de Shabbat, il Shabbat di Shabbat, être à Berne, doveva essere a Berna. Ma che Dio sia lui ici au Tessin. Ma che Dio sia lodato che è qui a Ticino. Pas de problème. Non ci sono problemi.
Nous glorifions Dieu dans toutes circonstances. Glorifichiamo Dio in ogni circostanza. No, è sempre una persona brontolare, brontolone. Il faut pas toujours se lamenter, se lamenter. Les choses qui tombent sur toi, le cose che ti accadono, che ti succedono, che Dieu soit loué, che Dio sia lodato. Dans le livre des Psaumes 119, verset 116. Nel libro di Salmi 119. Soutiens-moi dans ta promesse afin que je vive. Sostienimi con la tua promessa affinché io viva. Ma bene, ma che Dio ti soutient dans ça. Le promesse di Dio sono sì, amen. Le promesse di Dio sono sì, amen. Affinché tu vivi. Affinché tu perché viva. Perché quando ti è Dio ti è né. Quando sei Dio nato, ha un plan. Da quando sei nato, Dio ha un piano. Projet. Dio ha un progetto. Le promesse ce n'est pas le pot de malheur, mais le pot de paix. Sono progetti di pace, di gioia, non di disgrazia. Dio a ton frère. Dio a tuo fratello. Dio ha un progetto per me. Amen. Dio ha un progetto per te di felicità. Amen. Amen. Dio ha un progetto per me, pastore. Amen. Grazie, caro. Le progetti di Dio per toi, affinché tu prosperi e che tu vivi. Progetti di Dio per te sono affinché tu prosperi e tu viva. Un enfant de Dieu qui a Dieu. Un figlio di Dio che ha Dio. Partout il passe. Dappertutto dove passa. Ha un favore divino. Partout il va aller. Dappertutto dove va? Dieu est avec lui. Dio è con lui. Partout il sera. Dappertutto dove sarà? Dieu mange avec lui. Dio cammina con lui. Quand il dort, Dieu dort avec cette personne. Quando dorme, Dio dorme con lui. Moi je ne sais pas comment tu comprends l'évangile. Io non so come tu comprendi il Vangelo. Je ne sais pas quel chrétien que tu es, mes frères, ma sœur. Non so che cristiano sei, fratello, sorella. Ce texte est profond. Questo testo è profondo. Les Égyptiens que vous voyez, que vous, vedrete, vous ne les verrez plus. Non le vedrete mai. Les problèmes que tu as, tu n'en auras jamais. Amen. Tu avras une belle vie. Il y avait un jour en Afrique. Un jour en Afrique. Il y avait un missionnaire au village. C'era una, vous savez, les missionnaires, ils ont toujours des jeeps. Sapete, i missionari ils ont toujours des jeeps. Hanno sempre dei jeep, sì. Allora, il va dans un village. Andava in un villaggio. Il ha visto una dame avec le poids sur la tête. Ha visto una signora che portava il peso in testa. Il missionario si è arrêté. Il missionario si è fermato. Bonjour maman. Buongiorno mamma. Tu vas où? Dove vai? Je dois te place. Vado in quel posto. Viens monter dans la dans la jeep. Sale sulla mia jeep. Missionario descendi. Il missionario sceso. Il ha pris la dame. Ha fatto a salire la signora e la mamma. Ma la dame tutta nel jeep avec son poids sur la tête. La donna nel jeep aveva sempre questo suo peso sulla testa. Se lo teneva sulla testa. Ce n'est pas possible. Ma non è possibile. Elle est dans la jeep. È nel jeep. Avec la poids encore. Col peso sulla testa. Il missionario s'est arrêté. E dit maman, mais ça parce que la il missionario si è fermato, ha detto mamma, poggialo lì. Les chrétiens, vous venez à l'église. Vous venez à l'église. Voi venite in chiesa? Vous laissez vos fardeaux dehors. Lasciate i vostri pesi fuori. Quand le culte termine. Quando il culto termina. Les problèmes accompagnent-moi encore à la maison. Tu retournes encore avec tes problèmes à la maison. E vai con tutti i tuoi problemi ancora a casa. Amen. Amen. Mais la Bible dit, tous ceux qui sont venus vers Christ, ne sont pas retenus comme ils sont venus. Non sono ritornati come mais toi, tu déposes là à la porte. Ma tu diponi i tuoi problemi alla porta. La Bible déclare, la Bible dichiara, venez à moi. Venite a me. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voi tutti che siete caricati e stanchi. Je vous donnerai mon repos. Io vi darò il mio riposo. Missionaire dit à la dame. Il signore dice a quella signora. Mais ce n'est pas normal. Ma non è normale. Tu es dans la jeep. Tu sei seduta sulla jeep. Assis ancora sulla chaise. Seduta sulla sedia. Avec ton fardeau sur la tête. Col tuo peso sulla testa ancora. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Sono cristiani che sono così. Nous chantons. Cantiamo. Cantiamo e balliamo. Roya ba santa caria ba shinderia ba. Mais quand le culte termine, ma quando il culto termina, la tristezza prende ancora il posto di prima. Quand le culte termine, quando il culto termina, le problème, la place. I problemi prendono il posto. Dov'è il tuo Dio? Nous servons un Dieu de l'impossibilità. Noi serviamo un Dio dell'impossibilità. Nous servons un Dieu de miracles. Serviamo un Dio di miracoli. Nous servons un Dieu qui ne te lève jamais.
Serviamo Dio che non ti lascia mai. Les problèmes que tu as cet après-midi. I problemi che tu hai questo pomeriggio. La situation que tu es passé cet après-midi. La situazione che stai passando questo pomeriggio. Tu ne le vedrai più. Tu non lo vedrai mai più. Si tu crois dans cette parole. Se tu credi in questa parola. Les Égyptiens que vous voyez. Gli Egiziani che voi vedete. Vous les verrez plus. Non li vedrete mai più. Parce que eux ils vont dans la terre promise. Perché loro andranno nella terra promessa. Là où coule le miel. Dove scorre il miele, il latte e miele. Tes problèmes. Tuoi problemi. Vois Dieu grand et les problèmes petits. Vedi Dio grande, problemi piccoli. Les chrétiens nous voyons Dieu petit et les problèmes grands. Invece noi cristiani vediamo i problemi grandi e Dio piccolo. Je suis chrétien, baptisé. Je viens à l'église. Vado in chiesa. Je donne des dîmes. Do la decima. Je donne les offrandes. Do le offerte. Je travaille pour Dieu. Lavoro per Dio. Mais j'ai toujours des problèmes. Ma ho sempre problemi. Pourquoi? Perché? Tu es toujours dans la confusion. Tu sei sempre in confusione. Vous savez, mes bien-aimés. Sapete, carissimi. Nous parlons sur le prophète Samuel. Parliamo del profeta Samuele. Mais Anna avait payé le prix pour avoir cet enfant. Anna aveva pagato il prezzo per avere questo figlio. Anna avait pas d'enfant. Anna non aveva figli. Mais sa rivale avait des enfants. Sa rivale aveva figli. Mais son mari l'aimait toujours. Ma suo marito amava lei. La Bibbia dice che un jour j'étais pas dans le temple. Un giorno ha detto che lei era nel tempio. J'avais prêché un jour chez le pasteur Cephas. Ah, lui ha predicato un giorno dalla chiesa del pastore Cephas. Alors, c'était une journée de louange et de joie. Era un giorno di lode e di gioia. Les gens mangeaient, buvaient. Le gente mangiavano, bevevano. Anna était toujours dans son coin. Ma Anna era sempre in un angolo. So qui l'élo na lobby na yo ango au qui m'église. Si aujourd'hui je parle à une personne qui a cette comme la phrase le sacrificateur dit à cette dame. Ah, se oggi io dico una frase. Ça c'est un culte, hein, à ça respecter. Se un giorno io dico quella frase che il pastore le sacrificate voyez là là ha visto Anna lì il s'est approché vers la dame si è avvicinata alla jusqu'à donna quand il sera ivre. Ma fino a quando tu sarai ubriaca è un insulto dice mon maître je ne suis pas ivre. No non sono se, ubriaca des problèmes. Oh, il mio problema perché voyez là la bouche di Anna si muoveva. Vedeva la bocca di Anna che si muoveva. E il sacrificatore ha detto che sia fatto secondo la tua volontà. Quel che sono i problemi? Qualsiasi può essere il problema. Ne fui pas l'église. Non sfuggire alla chiesa. Vieni all'église. Vieni in chiesa. Le credenti di oggi, meno problema, i fuggono l'église. Cristiani di oggi, minimo problema, fuggono dalla chiesa. Ti manca la benedizione. Tu manchi la benedizione. Anna était toujours persévérante. Anna era sempre perseverante. Aujourd'hui nous parlons du prophète Samuel. Oggi parliamo del profeta Samuele. L'uomo che ha unto Davide. L'uomo che ha unto Davide. Ma pur che Samuele nasce, sua mamma ha pagato il prezzo. Ma prima che Davide prima che Samuele nascesse, sua mamma ha pagato il prezzo. Carissimi nel Signore. Dio è buono. J'ai vu la grandezza e l'amore di Dio. Ho visto la grandezza e l'amore di Dio. Moi, je ne séparerai pas de ce Dio-là. Io non mi separerò mai da questo Dio. Come Paul dice nel libro dei Romani. Come Paolo dice nel Paolo dice chi mi separerà dell'amore di Cristo? Chi mi separerà dell'amore di Cristo? La persecuzione. La persecuzione. La tribolazione. Tribolazione. Le problemi. Problemi. Le soucis. Paolo dice niente mi separerà dell'amore di Cristo. Niente mi separerà dall'amore di Cristo. Quel che sono i problemi, ben me. Qualsiasi può essere il problema, carissimi. Te non di. Tenons dur. Teniamo duro. Persévérer. Perseveriamo. Prier. Preghiamo. Lisez la Bible. Leggiamo la Bibbia. Les choses qui tombent sur toi. Le cose che cadono a te. Il y a des choses pour glorifier Dieu. Ci sono delle cose per glorificare Dio. Vous savez. Sapete? J'entre pas dans le livre de Jean chapitre 11. J'entre pas dans ce texte. Non entrare in questo testo. La mort de Lazare. La morte di Lazzaro. La mort de Lazare. C'était pour Christ qui puisse être glorifié. La morte di Lazzaro era affinché Cristo possa essere glorificato. Quand Christ est venu, quando Cristo è venuto, Lazzaro il était déjà enterré.
Lazzaro era già sepolto. Marte m'ha detto che ton ami è già morto. Marte Maria ha detto tuo amico è già morto. E Gesù dice che la morte di Lazzaro affin che je puisse être glorifié. Gesù ha detto Lazzaro è morto affinché io possa essere glorificato. Il y a d'autres situations qui tombent sur toi. Tutte situazioni che ti accadono. Affin que Dieu soit glorifié. Affinché Dio sia glorificato. Affin que tu sois un témoignage vivant pour Dieu. Affinché tu sia una testimonianza vivente per Dio. Un chrétien qui n'a pas de témoignage. Un cristiano che non ha testimonianza. Je ne sais pas quel chrétien que tu es. Non so che cristiano è. Va voir ton témoignage. Devi avere la tua propria Dieu avait pour moi ceci et cela. Dio ha fatto per me questo e questo. Il faut avoir un témoignage. Bisogna avere una testimonianza. La mort de Lazare c'était pour afin que Dieu soit glorifié. La morte di Lazzaro era affinché Dio possa essere glorificato. Les problèmes que tu passes. I problemi che tu passi. Dieu veut te glorifier sur ces problèmes. Dio vuole glorificarsi con questi les problemi. Les Égyptiens que vous voyez. Gli Egiziani che vedete. Vous les verrez plus. Voi non li vedrete mai più. Et le verset 10 de cet texte Exode 14. Il versetto 10 del capitolo 14. Les pharaons approchaient les Israélites, levèrent les yeux. Et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et Israélite fut rempli de crainte et cria l'Éternel. Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura, gridarono al Signore. La crainte ne vient pas de Dieu. Il timore non viene da Dio. Un cristiano che ha toujours la crainte. Un cristiano che ha sempre paura. Tu devi essere liberato. Le peuple avait peur. Il avait peur. Avevano paura loro. Quando vedevano gli egiziani venivano avec des chars. Vedevano gli egiziani che venivano con i carri. Le suivaient derrière. Le seguivano da dietro. Dice, Moïse. Ma Mosè. Pourquoi tu nous as pas laissé en Égypte? Perché non ci hai lasciati in Egitto? Comme la dame là dans la pick-up avec son. Comme quella donna nel jeep. Ehi, il voulait toujours être un esclavage en Egitto. Volevano sempre essere schiavitù in Egitto loro. Dieu t'a appelé. Dio ti ha chiamato. Dieu t'a choisi, mon Dio frère, ti ha scelto, mio fratello. Dieu a un plan merveilleux pour Dio toi. Ha un piano meraviglioso per te. Ne sois pas dans la crainte. Non essere nella paura. Mais mets Dieu dans la première place. Metti Dio al primo posto. Quand tu mets Dieu dans la première place. Quando tu metti Dio al primo posto. Dieu combattra pour toi. Dio combatterà per te. Quel que soit le problème. Qualsiasi può essere il problema. Entre parentesi. Tra parentesi. Je pense surtout à nous, à moi, à nous les Africains. Penso a lui, agli africani. Nous avons toujours peur. Sempre paura della stregoneria perché la mia zia, mia sorella è una strega, mi ha fatto questo, ho fatto un sogno, ça t'arriverà aussi. E ti succederà così. Parce que la crainte ne vient pas de Dieu. Perché la paura non viene da Dio. Jésus a dit, Gesù ha detto, prenez courage, prendete coraggio, parce que j'ai vaincu le monde. Perché ho vinto il mondo. Ce n'est plus toi qui vas combattre, Christ a già vaincu. Non sei più tu che devi combattere, ma Cristo ha già vinto. Mais toi de prendre seulement courage. Ma tu prendi solo coraggio. E a poi dice che celui qui persevera jusqu'à la fin, vuoi dire che colui che persevererà fino alla fine sarà sauvé. Sarà salvato. Oui, mes bien-aimés, dans la salle cet après-midi. Carissimi, nella sala oggi pomeriggio. Il y a une personne qui est dans cette salle. C'è una persona in questa sala. Dice Seigneur. Dice Signore. Pourquoi ces problèmes toujours à moi? Perché questi problemi sempre a me? Mais moi je te dis au nom de Jésus. Io ti dico nel nome di Gesù. Dieu est avec toi. Dio è con te. Ne te décourage jamais. Non scoraggiarti mai. Tu es dans la salle cet après-midi. Tu nella sala questo pomeriggio. Je déclare au nom de Jésus. Dichiaro nel nome di Gesù. Che Dieu là est avec toi. Dio è con te. Mais prends courage. Ma prendi coraggio. Il y a une personne dans la salle cet après-midi. C'è una persona nella sala questo pomeriggio. Pour venir avec des combats. Per venire con, è venuto con le diable n'a pas voulu que tu puisses recevoir la parole cet après-midi. Il diavolo non ha voluto che tu potessi ricevere la parola questo pomeriggio. Affinché tu puisses révolutionner. Affinché tu possa rivoluzionare. Plus jamais. Plus jamais. Mai più, mai più. Plus jamais, plus jamais. Mai più, mai più. Il y a une personne qui est dans la salle. C'è una persona nella sala. La nuit, elle souffrait vraiment de la bas ventre. Aveva dolore al basso ventre.
Ma hai ricevuto la guarigione. J'ai beaucoup souffert la nuit. Hai sofferto tanto questa notte. Là où tu es. Lì dove sei. Tiens dur ta guérison. Tieni duro, c'è la tua guarigione. Nous servons un Dieu de l'impossibilité. Serviamo un Dio delle impossibilità. Nous servons un Dieu de miracles. Serviamo un Dio di miracoli. Oui, mes bien-aimés. Carissimi. Les miracles nous accompagneront. I miracoli ci accompagneranno. Les miracles nous accompagnent. I miracoli ci accompagnano. Oui, mes bien-aimés, un chrétien quand il marche. Carissimo, un cristiano quando cammina. Les miracles l'accompagnent. I miracoli l'accompagnano. Quand il va, les miracles l'accompagnent. Il miracolo l'accompagna. Les miracles l'accompagnent toujours. I miracoli l'accompagnano tutti i giorni. Dite amen. Dite amen. Dite amen. Todo ti milolo. Les miracles doivent t'accompagner. Les miracles ti accompagnano. Non è tu che va con me, ma le miracoli doivent t'accompagnare. Non sei tu che accompagni, ma sono i miracoli che ti accompagnano. Bisogna credere a questo Dio. Perché Luca si n'ha pambola io te. Chi mi ha doyen? Non si beba con lui a te, amen. Plus jamais, mes bien-aimés. Mai più, carissimi. J'ai encore mes 10 minutes. Ancora. Je respecte le temps, moi. Amen. Rispetto il tempo. Il faut respecter le. Amen. Bisogna rispettare l'orario. Oui, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Carissimi nel Signore. Nous allons s'élever. Ci alziamo.